cominciamo dall'ultima, che guarda caso, guarda, incontra proprio una delle nostre amiche, cioè amiche. I prescritti, la prescrittese, domani incontra il Cagliari. E domani io vorrei capire se l'Inter, cioè col Cagliari, cosa fa? Ci dirà che è un biscotto, ce lo dirà dall'Opera? Perché non si vede siccome... Sì. Siccome sappiamo, abbiamo parlato quest'estate di questa anomalia, no? Che tanta Inter è andata di là a Cagliari, cioè non vorrei mai che domani della arrangiasse questa partita, no? Però c'è, qual è il problema? No, che impallavo io pensando di disimpallare, ho impallato di più, Vabbè, comunque, il Cagliari è un punto, ultimo in classifica, però incontra l'Inter, vediamo domani. No, ma tu dove ritieni che sarà domani il Cagliari? Sempre lì, con Zeman che sarebbe io penso che domani il Cagliari a Milano, cioè, si metterà bello su Pino. Si sposta, sono amici, si scansano. Fanno un po' come la Lazio. Fanno come la Lazio, quindi secondo me domani sera il Cagliari lo ritroviamo ancora all'ultimo posto. Il Napoli, penultimo, penso. Il Napoli. No, l'Empoli, che stupido. L'Empoli, mi dicevi il Napoli gioca con Sassuolo domani, anzi, gioca alle 12:30. Tra l'altro. Allora, l'Empoli ha fatto una grande partita martedì scorso. Vediamo se i progressi dell'Empoli visti contro il Milan, se li rivedremo anche domani, che domani l'Empoli gioca contro il l'Empoli. L'Empoli non gioca domani. Come non gioca? Chievo-Empoli. Chievo-Empoli. Veniamo al Cesena. Ti ho chiesto solo avversari delle nostre. Scusami, Cesena, posso nominarlo? Si può nominare? Si può nominare, eccezionalmente. Cesena lo nominiamo. Il Cesena è in testa alla Side B, domani incontra il Milan, che ha 7... Che sensazioni hai tu di questa partita? Tu domani sarai qui. No, perché io li ho visti, i giocatori del Cesena, alla fine della partita con la Juventus, quella persa 3-0, che erano un po' scolati. Sono andati verso il settore ospiti, dove c'erano i tifosi del Cesena. Sono andati lì e hanno detto... Io ho letto il labiale e non importa. Alla prossima. La prossima, a caso strano, è proprio domani contro il Milan. Quindi, secondo me, domani il Cesena non sarà una squadra molto abbordabile. Vediamo. Magari, magari la pareggiate. Può essere che la pareggiate. No, vai, guai se pareggiare. Se pareggiassero quindi, sarebbe domani, a abdicare. Cagliari, che secondo me rimane fermo lì. Il Cesena, tu lo a meno di rivedere un grande Milan come a Parma, allora non quindi ci sono. Quindi tu vedi Cesena 5, Milan 8? Cesena 5, Milan 8, il Verona rimane 8. Se pareggiano col Cesena. Però rimanendo 8, il Milan pareggiando Cesena potrebbe essere raggiunto dalla Fiorentina. Che gioca col Torino. Raggiunto dal Genoa. E sì, insomma, per il Milan sarebbe sgradevole. La Fiorentina però senza anche Quadrado è domani. Con l'Udinese che potrebbe vincere in casa col Parma. Il Milan sarebbe a meno 4 La Straudinese che ha già superato l'Inter, domani che mi sembra che l'Udinese giochi... In casa col Parma. No, gioca lunedì, perché lunedì abbiamo due partite. Abbiamo Udinese, Parma e Palermo-Lazio. Quindi lunedì... Vai alle due in testa che dobbiamo andare alla linea della regia. Ci salgo con Carlitos. E insieme a Carlitos, che guarda a casa in testa anche da stasera la classifica a marcatore, a meno che domani non succeda che il Milan, quelli del Milan fanno 10 gol, l'Inter, cioè, al momento è in testa con 4 reti. Ci mettiamo qua e aspettiamo non solo la Roma per il regolamento di conti decisivo del 5 ottobre, ma anche tutti gli altri se arrivano. We'll be right back.